Presidente emerito della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio. Domenico Toscano, siamo a commentare un'altra trasferta, purtroppo è la terza trasferta ufficiale che Avellino non riesce a esprimersi bene. Che cosa è successo oggi? Tra l'altro un altro gol su pallina attiva per una marcatura sbagliata sul secondo palo. Sono queste piccole cose che stanno facendo la differenza a prescindere dalla forza dell'avversario di oggi. Oggi hanno inciso più del dovuto, nel momento in cui noi avevamo guadagnato un po' di campo, avevamo rimesso in piedi la partita, anche giocando, essendo propositivi, prendere due gol così evitabilissimo un pochettino, ha fatto perdere un pochettino di certezza e di fiducia alla squadra. Inevitabilmente ti devi allungare un pochettino per rimettere in piedi la partita, e all'inizio del secondo tempo abbiamo creato due situazioni che potevi riaprire la gara, non siamo riusciti. Abbiamo concesso degli spazi al Verona, che ci ha giocato, calciatori che se dai spazio ti fanno male, però ho visto impegno, ho visto che i ragazzi sono voluti rimanere in partita fino al 95esimo, hanno cercato di riaprirla, non siamo riusciti, però lo spirito dei ragazzi mi è piaciuto. Mister, come si spiegano questi errori? Perché l'Avellino se chiude in parità il primo tempo è tutta un'altra partita, che idea si è fatta? Un problema di tenuta mentale?
ma quando affronti queste partite con una squadra così forte gli episodi fanno una differenza, sotto aspetto del psicologico, sotto aspetto tattico, perché ti devi poi devi concedere qualcosa agli avversari se vuoi riaprire la partita, non può rimanere ancora a difendere il risultato. Ripeto, oggi gli episodi e gli errori hanno inciso più del dovuto. Come si fa ad evitare di annodarsi attorno alla crisi adesso? Perché è chiaro che si entra in quella fase che magari si comincia a sbagliare anche il passaggio più facile, cominci a non credere più in te stesso. Come si fa, mister? Non avere la testa pesante, liberarsi la testa, essere convinto che hai delle qualità che puoi esprimere benissimo. Sono convinto di questi ragazzi che lavorando così lo potranno esprimere il loro vero valore. Mister, martedì il Cittadella che arriverà a cuor leggero vista la posizione di prima in classifica, che conta poco a questo punto. Avellino più pesante di testa, come si fa a liberarla in 48 ore? Abbiamo il tempo neanche di pensarci alla partita col Verona, dobbiamo subito pensarci e buttarci sulla partita di martedì col Cittadella. Sarà una partita difficile, perché affrontiamo Cittadella in un momento, sta giocando bene, sta facendo tanti gol con qualsiasi squadra, ha un momento psicologico e fisico importante rispetto alle altre squadre. Dobbiamo prepararla bene, in questi due giorni bisogna prepararla bene, soprattutto sotto l'aspetto mentale. Questa è un'altra tegola, però Cavazzi che si è fatto male, una cosa abbastanza seria. E poi se ci spieghi il cambio, perché molti avrebbero scommesso cifre enormi che a quel punto della partita invece di Soumaré entrava già Verde. Io credo che Soumaré sia stato uno dei più positivi, quindi credo che la scelta non sia stata entrato Soumaré, abbiamo rimesso in piedi la gara, perché era il naturale sostituto di Cavazzi. Mettere Verde, cambiare certi equilibri contro il Verona a 30 minuti dall'inizio della gara non mi è sembrato una cosa logica. Sono contento per la prova di Soumaré, perché per come si sta allenando sta rispondendo in campo. Grazie. Speriamo che non sia niente di grave. Angelo D'Angelo, il capitano, che come sempre nelle situazioni non proprio rose e fiori ci mette la faccia. Cosa sta succedendo, Angelo? Ma niente, che ogni partita ha la sua storia. Siamo di qua consapevoli che questa comunque è una grande squadra, è una squadra costruita per vincere, e penso che quello che ho visto oggi arriverà molto lontano. Però dispiace, perché nel nostro momento migliore abbiamo fatto degli errori, abbiamo preso gol, perché l'abbiamo comunque raddrizzata in un certo senso la partita. E poi stavo uscendo fuori l'Avellino, peccato, perché abbiamo preso subito gol e abbiamo avuto delle disattenzioni, e se hai queste disattenzioni con queste squadre ti puniscono. Angelo, il rischio è che i tifosi, anche la piazza, si concentri tutta sulla difesa. A te che sei il capitano, qual è il messaggio rispetto alle critiche? Ma io penso che dispiace molto per loro, perché ci tenevano molto a questa partita, hanno fatto tanti chilometri. Però, come ho già detto nello spogliatoio, basta, fra 2 o 3 giorni abbiamo un'altra partita e concentriamoci su quella, perché abbiamo la possibilità di rifarci e quindi ben venga il più presto possibile. Angelo, sei stato ammonito per proteste perché c'era una trattenuta abbastanza plateale su Ardemagni, sembra che ci fossero gli estranei per il calcio di rigore. Io, mi conoscete bene, non è che comunque mi metto comunque a raccontare, a sintetizzare comunque l'accaduto. Rigore netto, poi se non può parlare neanche il capitano, sposta i propri calciatori, perché deve parlare lui, e fanno i protagonisti, perché stiamo a Verona, vabbè, andiamo avanti, però saremo più forti di tutto. Angelo, ti riporto anche l'umore dei tifosi, che chiaramente non è dei migliori. Tu quando metti la faccia di solito dici sempre cose importanti. Ricordo l'anno scorso, noi conquisteremo la salvezza, e così è stato. Adesso c'è da cambiare marcia e promettere magari questa prima vittoria che non arriva, che cambierebbe molte cose anche da un punto di vista psicologico, no? Io ho parlato con i ragazzi, secondo me quest'anno si sta creando un grandissimo gruppo. Penso che abbiamo bisogno di una vittoria per sgombrare tutto da dosso, perché abbiamo gente giovane che c'ha tanto entusiasmo, e quindi può essere una grossa risorsa. Ora niente, abbiamo 2 o 3 giorni per
per rifarci e abbiamo bisogno di questa vittoria. Io penso che appena arriverà questa squadra andrà lontano. Sì, abbiamo subito ancora un gol, un brutto episodio, un autogol, però poi c'è stata una grande reazione, c'è stato l'1-2 con forza, con qualità, senza perdere la testa, e nel momento di difficoltà la squadra a me è piaciuta molto. Ottima reazione, hai detto bene mister, ti fa ancora arrabbiare però prendere il gol, perché insomma magari la vorresti fare una parità senza reti. Beh, fa rabbia, mi fa rabbia, ancora una volta un gol, chiaramente sì, un autogol, però è il secondo autogol, perché anche il primo con il Latina, e visto che voi fate tanti numeri, questo poi va a ricadere sui numeri, via ecco, però devo dire che... Sì, fa rabbia prendere il gol, però mi piace vedere tanti gol fatti e noi oggi lo potevamo fare veramente qualcuno in più. Ganza, ti riferisci a lui? Poteva essere il gol del 4-1? No, anzi, io sono contento perché Simone si è trovato in due situazioni, se le ha create, le ha fatte, insomma, però sono state due ripartenze e le potevamo concludere in maniera diversa. Come ti spieghi però questa, insomma, è un po' il ritorno, no? Questo Verona che va in vantaggio dopo un pochino, diciamo, non dico che si siete, però un pochino, insomma, un pochino smette diciamo, di giocare e permette agli avversari di rientrare in partita anche in maniera fortunosa, questo è vero. Sì, questo è vero, e lo so, dovremo lavorare su questo perché ci sono anche gli avversari, non giochiamo da soli e questo è evidente. Noi chiaramente su alcune situazioni potevamo fare meglio, su altre sono stati bravi gli attaccanti dell'Avellino, però poi c'è stata la reazione, mi è piaciuta moltissimo il primo tempo dove sì, è vero, hanno trovato il pareggio e poi subito una grande reazione da parte dei miei, che insomma abbiamo chiuso il primo tempo con insicurezza. Che differenza c'è tra giocare in trasferta e il Bentegodi? Perché insomma si vede anche un Verona sì con autorità sempre, però un'autorità maggiore quel Bentegodi. È chiaro, avere 15.000 che ci sostengono e ci spingono è un vantaggio, e questo noi lo dobbiamo sfruttare, dobbiamo avere i nostri tifosi dalla nostra parte, li dobbiamo portare sempre dalla nostra parte con il giusto atteggiamento, però non deve essere neanche una scusante. Io comunque ho visto a Salerno veramente la personalità, però come dici dobbiamo fare di più anche fuori casa. Avellino mi è sembrata una squadra organizzata, una squadra lavorata molto bene, che ci ha messo in difficoltà, e con giocatori in avanti di grande fisicità e che è stato in gara fino all'ultimo, ha provato a giocarsela fino all'ultimo. Avellino che sugli esterni in fase offensiva ha detto la sua, forse anche una questione di modulo, però vi ha srotolato i tappeti rossi in retroguardia, non che voi che ne avevate bisogno con la squadra che avete. No, beh, di là sulla fascia ci ha creato qualche problema, poi noi siamo stati in grado di sfruttarlo, questo è vero. Però la gara non è stata solo sulla fascia, è stata un po', insomma, io credo che il caldo oggi abbia inciso un po' su tutto, anche nel ritmo della gara. Daniel Bessa, oggi nulla da fare per l'Avellino, il Brescia aveva voglia di tornare alla vittoria. Sì, il Verona voleva assolutamente vincere oggi, avevamo fatto due passaggi mezzi falsi, però era importante vincere, soprattutto in casa davanti ai nostri tifosi, l'abbiamo fatto. Rispetto all'Avellino, una buonissima squadra, quindi siamo veramente contenti per la vittoria. Avete avuto il merito di reagire subito al pareggio, è stata lì un po' la chiave della partita, no? Sì, secondo me sì, secondo me abbiamo fatto il primo gol, poi abbiamo forse lasciato un po' andare, abbiamo preso il pareggio e da lì è scattata la molla che ci deve essere sempre, abbiamo fatto il secondo e il terzo gol e abbiamo secondo me meritato la vittoria. Inizia qui il campionato del Verona? Ma sì, è iniziato 4 giornate fa, ma noi già la lasciamo alle spalle perché martedì è la prossima nostra partita più importante e poi ci sono le altre.